tutti e benvenuti in questo nuovissimo video make-up! Proviamo a truccarci e soprattutto vediamo se mi ricordo come si fa, perché è tantissimo tempo che non realizzo un video make-up, ma viste le novità uscite in album 2 non potevo non usufruire di queste meravigliose palette qui. Allora, ne ho 3 a disposizione, la quarta mi arriverà credo settimana prossima, sì, perché andrò a fare l'ordine in questi giorni e vi voglio far vedere quanto sono belle queste palette. Questa qui è la palette Land d'Ambre con i toni caldi. Poi abbiamo questa che è romantica e stupenda. Questa è la Granny Rosé. E poi abbiamo la Granny Noir per uno smokey eyes. Perfetto. Eccole qui. Oggi voglio concentrarmi però su questa qui. Andrò a realizzare un make-up con questi colori. Ancora non so cosa farò, ma sono struccata e iniziamo a giocare insieme. Aggiusto un attimo i capelli e parto immediatamente con questa crema qui, che è una crema che rende opaca la pelle e io la utilizzo come primer, quindi prima del fondotinta. Il pennello, eccolo, questo qua è il pennello che avevamo fino a poco tempo fa. Il pennello, che ho detto, pennello fondotinta? Vabbè, tutto a posto. È il fondotinta che tenevamo fino a poco tempo fa, il Radier, questo qui, ve lo ricordate? Che a me è piaciuto un sacco e adesso lo hanno sostituito, riformulato e si chiama Plein Éclat. Vado a picchiettare in modo che comunque il fondotinta rimanga più coprente. Ok, il fondotinta è steso, direi che va già meglio. E adesso passiamo al correttore liquido. Questo qui, super coprente. Anche questo, il pack è vecchio. Ora hanno fatto quello lì con il tappo rosa, io ho ancora quello lì con il tappo blu. Però di questo la formulazione rimane uguale. Ho il nuovo pennello. Dov'è che lo trovo? Eccolo! Il nuovo pennello, questo qui. Antiocchiaie. Guardate com'è bello. Lo provo per la prima volta. È morbidissimo. Adesso Cipria. Cipria in polvere Libra. Questa sì, questa è nuova, dai. Questa è della nuova collezione. Andiamo a... Il mio pennello delle polveri. Facciamo entrare la polvere Libera proprio nelle setole. Guardate che bello. Andiamo a fissare tutto. Mi vado a fare velocemente le sopracciglia, le andiamo a sistemare, prima le pettiniamo. Data la lunghezza, le vado anche a fissare con il mascara per sopracciglia. Alla matita e cendra, il mascara sopracciglia e cendra. Però io prima riempio con la matita perché mi piacciono le marcate e poi vado a fissare in modo che i peletti non si muovono. Ecco le mie sopracciglia fatte. Ah, lascio i commenti aperti nel caso qualcuno di voi, che è sicuramente più bravo di me, vuole darmi qualche consiglio, saranno ben accetti. Ok? Quindi vi andrò a leggere tutti. Siate clementi, ovviamente, mi raccomando. Ok, di iniziare con gli ombretti. Prendiamo un pennello e direi di iniziare con questo bellissimo marrone qui e farci la base. Quindi partire dall'angolo esterno dell'occhio e sfumare. Facciamo dei movimenti circolari in modo che il prodotto si sfumi meglio.
Una volta sfumato il numero 8, questo, andiamo a prendere un po' di questo colore qui e lo andiamo a mettere leggermente qui sopra. Movimenti molto leggeri, la punta del pennello e facciamo così. Così andiamo ad intensificare il colore. Amen. Che ne dite? Mi piace. Poi, altro colore, altro giro. Prendiamo questo qui, questo scuro, e ci occupiamo di questo angolino qui. Allora, direi di riprendere questo qui con un pennellino un po' più così e farci anche il sotto. È tanto, tanto che non mi trucco. Poi ho sospeso per un po' di tempo il canale. Invece adesso l'abbiamo ripreso alla grande. Guardate. Ho messo anche un po' di questo qui, proprio leggerissimo. E adesso andiamo a dare una punta di, secondo voi, questo? Mettiamo questo? Scrivetelo nei commenti, vediamo un po' chi è che decide. Allora, il numero 1 è questo e il numero 3 è questo. Vediamo. 1 o 3? 3, 2, 1, scelto. Vado di 3. E lo mettiamo al centro. Vediamo che esce. Andiamo a picchiettare. Mamma, bellissimo. Allora, qua ci sarebbe benissimo un eyeliner, ma io non lo so fare. Anzi, facciamo una cosa. Un appello a voi che state seguendo il mio video. Datemi un modo, qualcosa per fare un eyeliner facile, semplice, però che mi deve uscire. E dici, ah, guarda, finalmente ci sono riuscita anche io a fare l'eyeliner. Ma secondo me sono troppo pigra. Non mi ci applico bene, bene quanto dovrei. Un altro pennello come quello, con la punta, facciamo così. Voglio usare un ombretto lifeproof. Questo è l'ombretto oro, però provo a metterlo nella rima interna. Mettiamo un po' su. Mascara Intense Metamorphose. Pronti per la trasformazione? 3, 2, 1. Oh! Cosa ne dite? Mettiamolo anche dall'altra parte. Eccoci. Adesso andiamo ad illuminare qui con un correttore più chiaro. Andiamo a intensificare, anzi andiamo a dare proprio un po' di colore al viso, mettendo un po' di terra, a creare una sorta di contouring. Andiamo ad utilizzare un fard rosato sulle gote. Finiamo con l'illuminante. Anche qui facciamo attenzione a dove lo metto. Evitiamo magari, si vede? Di andare a mettere in risalto le zone con le imperfezioni.
Adesso lo andiamo a posizionare con il pennellino un po' più piccolino, andiamo a fare anche qui. Va bene, ora andiamo di matita labbra, l'apriamo insieme. Perfetto, questa è la mia preferita ed è la numero 71. La prossima volta ci ricordiamo anche di un balsamo labbra. Quando iniziamo, l'importante è iniziare e mettersi sempre in gioco, giusto? Con tanti difetti, tante imperfezioni, tutto quello che volete, tutto. Avrò sbagliato, avrò combinato pasticci, fatto una cosa per un'altra, però l'importante è divertirsi, prima cosa. Seconda cosa, mettersi sempre in gioco. Giusto, no? No. Togliamo il rossetto. La scoperta della giornata. Non ho rossetti sul beige. Ne ho solo la tinta labbra marrone. Ho un altro rossetto marrone, quindi quei marroni scuri. Però beige non ho nulla. Quindi devo subito correre ai ripari. Togliamo anche questo rossetto, che non va bene. Questo che ho messo è il numero 05, sì, 05, della linea Rouge Vertige, che pure è rosato e non va bene. Cambiamo. Alla fine ho optato per la matita beige, semplicemente. Vorrei andarci a mettere anche la tinta sopra, però è un marrone molto 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 scuro. Proviamo. Oh, devo dire che mi piace. Anche perché c'è da considerare il fatto che ne ho messo veramente pochissimo. Se si considera l'intensità con cui è stata usata, quindi questo è il colore originale, questo è il colore sulle labbra, quindi ne ho messo veramente pochissimo. Allora, il make up è finito. Questo è il risultato. Che ve ne pare? Vi piace? A me? Tanto. Piace tanto che adesso scendo e vado a prendere Christian a scuola così. Va bene, sono molto soddisfatta. Mi è piaciuto, mi sono divertita un sacco. Io adesso vi lascio. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per entrare nel nostro team di pazzi della famiglia in diretta. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!